Buon pomeriggio e due brevi parole di presentazione, e perché anche diciamo così sulle ragioni generali di questo incontro. Quando con il professor Ciliberto abbiamo pensato di organizzare appunto questa giornata, siamo partiti dalla necessità, credo sentita a livello accademico ma anche a livello diciamo di cultura civile, di necessità di incrociare oggi alcuni territori tangenti ma alcune volte diciamo così separati. Penso appunto ai territori della filosofia e della politica, per incrociare in qualche modo emergenze contemporanee e sguardi di lungo periodo, immettendo dunque problemi apparentemente nuovi all'interno di uno sfondo storico in grado di far vedere mutamenti e persistenze di un tema filosofico-politico, in questo caso appunto la democrazia diretta, lo scorso anno il tema dell'Occidente, che ha attraversato, ci riferiamo in modo particolare appunto al tema della democrazia diretta, attraversato in modo carsico, si potrebbe dire, no? Quindi in alcuni momenti storici in modo particolarmente forti, ma in altri momenti storici è stato un tema molto, molto nascosto. Quindi un tema che ha attraversato appunto in modo carsico l'intera storia del pensiero politico occidentale. Dall'Atene, no? Dall'Atene classica, ai dibattiti sui consigli di fabbrica nella Russia rivoluzionaria, ma anche nei tumulti delle Firenze del 400, così come alle tensioni della rivoluzione francese o alle pulsioni spartachiste, penso per esempio alla Germania d'inizio Novecento. Ecco, la democrazia diretta in tutti questi casi e in molti altri naturalmente ha spesso rappresentato la coscienza critica dell'ordine politico costituito. Ed è stata spesso anche, diciamo così, la bandiera di movimenti di sinistra libertaria. Nonostante ciò, nonostante appunto queste emergenze storiche, la democrazia diretta non ha quasi mai offerto soluzioni concrete alla crisi dell'ordine politico e alle crisi delle democrazie contemporanee. Oggi, e appunto qui ritorniamo alla parte a cui mi riferivo all'inizio, quando appunto mi riferivo alle necessità di incrociare emergenze contemporanee e sguardi di lungo periodo, oggi il tema della democrazia diretta, sappiamo tutti, è tornato all'onore delle cronache, soprattutto in Italia, grazie al successo del Movimento 5 Stelle. Ecco, allora il contesto in cui oggi si sviluppa la discussione sulla democrazia diretta è ovviamente particolare, visto che contiene in sé orizzonti politici di direi trasversali, cioè che da un lato si richiamano a culture di destra, penso per esempio a diciamo così la contestazione, l'avversione per diciamo per la politica nel senso alto del termine, sia di sinistra, per esempio il tema della partecipazione, la richiesta di partecipazione dal basso. Ma appunto, come in parte già emerso anche stamani, la nuova fortuna della democrazia diretta è dovuta soprattutto alla, sappiamo bene, alla deriva di lungo periodo della democrazia rappresentativa, caratterizzata appunto da un lato dalla frantumazione delle identità collettive e dall'altro lato da nuove forme di passività che hanno tolto significato a parole quali appunto partecipazione e autogoverno. Sappiamo tutti, diciamo così, una diagnosi di vecchia data, quella segnalata già da Tocqueville, cioè che all'essenza della democrazia non è estraneo l'avvento di una società passiva, statica, socialmente frammentata, incapace di effettivo mutamento, governata in modo paternalistico da un potere che non parla alle classi ma agli individui isolati, chiusi nei loro interessi privati e contrapposti gli uni agli altri. Questa nuova forma, diciamo così, questa nuova degenerazione diciamo, della democrazia, appunto, sebbene segnalata appunto da lunga data da Tocqueville, non riesce però a determinare una riappropriazione del potere sovrano da parte della collettività. Soprattutto perché appunto svalutando il tema della rappresentanza, il conflitto politico rischia di smarrire la possibilità di elaborare un progetto generale di società e si riduce spesso a contratto, cioè a negoziato diretto tra portatori di interessi dotati di un potere socio-economico radicalmente asimmetrico. Allora appunto l'euforia plebiscitaria che per esempio contraddistingue anche alcuni appunto movimenti contemporanei, tipica, questa euforia plebiscitaria tipica della democrazia diretta, soffre dell'incapacità di comprendere che la politica democratica, se non vuole essere solo demagogia, è mediazione,
cioè governo della complessità, gestione del conflitto, analisi e interpretazione dei bisogni sociali, costruzione di progetti di lungo respiro e definizione di un'idea complessiva di società attraverso il duro passaggio all'interno delle dinamiche storiche. Ecco, allora, contro questa concezione, diciamo così, nobile della politica democratica, cioè di una politica democratica intesa come mediazione, si erge appunto il fantasma della democrazia diretta nei termini appunto di una politica dell'immediatezza, sostanzialmente. Politica dell'immediatezza intesa come manifestazione di pulsioni irriflesse che seguono passivamente le emergenze quotidiane. Allora, tutto ciò naturalmente non significa che il problema posto dalla crisi, un problema appunto rappresentato esemplarmente nell'Italia di oggi dal Movimento 5 Stelle, non significa che questo problema, cioè la grave crisi della democrazia rappresentativa, no, la degenerazione dello spirito civico, questo problema non esista, tutt'altro, è ovvio che esiste. Solo che la soluzione rischia di non essere appunto la democrazia diretta, perché, diciamo così, il rischio è quello di scivolare in scorciatoie demagogiche che, diciamo così, che non superano quella che è un po' una delle appunto degenerazioni della democrazia contemporanea, cioè la democrazia di opinione, quella che, diciamo, si esprime nei sondaggi, nei talk show e nelle primarie. Stamani mattina avete visto, appunto, abbiamo affrontato questo tema soprattutto sul piano, diciamo, socio-economico, ma naturalmente non sono mancate le riflessioni di carattere più esplicitamente storico-politiche o politologiche. Oggi pomeriggio ci addentriamo in modo particolare su questo secondo aspetto del tema della democrazia diretta. Abbiamo con noi, appunto, come da programma, Sofia Ventura e Francesco Tuccari.